Siamo con Antonio Raspanti, cofondatore di Elilab, un'azienda che si occupa di droni. E allora ci si chiede cosa ci fa un'azienda che si occupa di droni a Farmintech, dove la tecnologia è declinata in campo sanitario. Beh, questo è stato un po' per gioco, siamo stati invitati e un po' per gioco, ma in realtà di fondo ci sono dei progetti anche importanti che legano il nostro mondo, il mondo dei droni, le attività di Elilab con tutto quello che possa essere la protezione civile e il pronto intervento. Elilab nasce nei primi mesi del 2015, iniziamo immediatamente con la cinematografia, che è l'approccio fisiologico di questo mondo qua. E la cinematografia un po' serve a noi come carburante, come benzina per poi alimentare tutta la parte di ricerca e sviluppo. Ecco, noi vediamo il drone non soltanto come un semplice apparato aereo, semplice tra virgolette, ma come una macchina, una piattaforma multisensore che può aggiungere la terza dimensione a tutto quello che già si fa in maniera molto evoluta su terra. Macchina multisensore nel senso che possiamo portare a bordo anche camere multispettrali, camere all'infrarosso, quindi camere termiche, per andare a fare anche ricerca e soccorso di dispersi, piuttosto che andare ad analizzare delle aree boschive, delle aree forestali, sia per prevenire il rischio antincendio, sia eventualmente anche per andare a gestire eventuali situazioni di eventi calamitosi o tutto quello che possa girare attorno alla protezione civile. Gli impieghi sono davvero tantissimi, nel caso specifico del settore sanitario, ecco, voi con questi droni potete portare in zone difficili da raggiungere proprio dei medicinali. Sì, appunto quello che abbiamo anche descritto nei nostri filmati, nei nostri test, nelle nostre sperimentazioni era fare vedere che a volte anche quegli ultimi 100 metri, quegli ultimi 500 metri, quell'ultimo chilometro può essere un gap insormontabile per le squadre tradizionali di terra, quindi trasporto del farmaco visto anche come un trasporto di una cassetta medica, di un primo intervento che veramente in pochissimo tempo, in pochissimi secondi vada ad aiutare il malcapitato di turno piuttosto che il cardiopatico che aspetta la pillola che le potrebbe salvare la vita in un mondo che possa essere l'escursionismo piuttosto che invece qualunque altra situazione di calamità naturale, appunto. Ecco, quindi dotando di queste attrezzature in maniera strategica il territorio, davvero si potrebbe compiere quell'ultimo chilometro che può salvare la vita. Voi tuttavia non costruite i droni, fate una customizzazione ad hoc, però gestite più che altro un servizio. Sì, ci sono già delle aziende molto industrializzate che reingegnerizzano dei prodotti derivanti dal mondo modellistico, ma già il drone ha più di 10 anni di evoluzione in tal senso, quindi per noi non ha senso andare a costruire da zero un apparato del genere. Lo miglioriamo, lo customizziamo per delle determinate applicazioni e poi andiamo a studiare tutti quei servizi che possono girare attorno al mondo della protezione civile piuttosto che della cinematografia o quant'altro, per andare appunto a dare quella terza dimensione, quell'evoluzione poi per direttamente il servizio finale per l'utente finale. Immagino che in questo settore le novità siano praticamente quotidiane. Ecco, il prossimo passo che intendete fare sotto il profilo proprio della novità tecnologica? Beh, la nostra novità tecnologica, che un po' è anche questo scatolotto che mi porto dietro, noi fondamentalmente abbiamo reso il drone un PC volante, grazie anche all'Università di Catania e a un'altra società comunque legata, una spin-off universitaria, Vico Systems. In pratica questa sinergia ha portato ad avere un drone che è una piattaforma multisensore e nello stesso momento crea connessione verso terra, da e verso terra, quindi crea un data link molto stabile su tecnologia 3G, LTE, comunque UMTS, GSM. Cosa fa? Fa da ponte radio laddove io non ho più connettività in determinati luoghi, in determinati territori, magari legati a calamità naturale.
quindi mi fa da ponte radio e ridà connettività verso terra per la gestione ipotetica delle squadre di terra. Nello stesso momento può anche trasferire su cloud o su server remoto tutto quello che sta acquisendo, quindi nel caso si muova a matrice per la ricerca di un disperso o qualunque altra attività, immediatamente il dato mi viene trasferito su cloud e rielaborato in real time da qualunque tecnico, da qualunque persona interessata a rielaborare il dato, non per forza sul luogo ma proprio da remoto, anche a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dove operiamo noi.